Uno sportello d'ascolto dedicato a tutte le donne e un corso di autodifesa. Queste le iniziative messe in campo dall'Associazione Voci di Donne, presieduta da Luisa Taglieri, che questa sera sarà ospite della rubrica sociale Un occhio per tutti, in onda sul canale 18 del Digitale Terrestre alle 21:30. La violenza sulle donne nel frattempo è l'argomento che è stato al centro della nostra raccolta di opinioni. Personalmente e sinceramente dico che bisogna in pratica invitare le donne a denunciare questi, diciamo, questi uomini, e denunciare questi episodi con coraggio e consapevolezza e quindi cercare il con coraggio soprattutto. Ma questo no, il fatto è che non si ha né pazienza né rispetto delle persone. Io credo che la mancanza di rispetto porti a pretendere delle cose al punto da usare violenza. Ingiustificata nella maniera più assoluta, gratuita, veramente è un atto delinquenziale. Le donne vanno solo adorate. La violenza non si accetta nei confronti di nessuno, soprattutto nei confronti delle donne, dei bambini e delle persone deboli. Non riesco a capirla, io non riesco a concepirla, la violenza sulle donne, anzi, sono generatrici di vita, il massimo della bellezza che l'umanità ci ha fornito, per cui non la riesco a capire proprio. È una forma di debolezza, secondo me, degli uomini che attuano questa barbarie. Beh, bastasse una tisana per risolvere la situazione. Purtroppo Magari. no, eh? No, purtroppo non basta una tisana, Andrea, non basta proprio. È un fatto proprio di. Ci sono sempre state le violenze sulle donne, però, eh. Cioè, soltanto che oggi probabilmente è proprio come dice lui, è una forma di debolezza. Certo.